Ciao a tutti amici, sono il Custo e rieccoci con la nostra serie polacca. Allora, abbiamo fatto il cerchio di fuoco di truppe di ussari alati. Sto costruendo i vari fortini. Adesso sono tipo a metà più o meno di quello che dovrebbero essere. E ho completato adesso Plan West. Ora possiamo richiedere altre truppe. Abbiamo il Sudeten Mountaineers, Prussian Guard. E cosa facciamo prima? Facciamo prima i Mountaineers. No, facciamo prima Prussian Guard, che ci mette 50 giorni. Ok. Ho spostato, ho chiesto alle mie navi di spostarsi in alto, vicino alle coste inglesi, così in caso si possono intrufolare subito in un porto senza essere mangiate vive dai tedeschi. Qua siamo ancora troppo avanti. Qua potremmo esserci troppo avanti. Facciamo excavation. Ci serve adesso? No, potenziamo l'artiglieria. Li ho mandati qua in alto a stare fermi lì perché nessuno vuole accettarci di prenderci le nostre navi nei loro porti. Quindi le lascio lì vicino. Tanto prima o poi potranno... Quando scoprirà la guerra potranno entrare nei porti inglesi. Ora, come siamo? 76%. Malino. Brigata Cavalleria, ti manca l'Engineer, te lo metto subito. Grande. Air Power Cartridges e Small Arms del 39. No, siamo ancora un po' lontani con quello. Facciamo questo. The Ends, che ci aumenta un po' la produzione. Qua chi possiamo mettere? Night Assault per adesso. No, mi servirebbe Entrenchment più 24%. Grande cosa. Cavalry. E poi Army Logistics ci potrebbe stare. The Prussian Guard e Sudeten Mountaineers. Ora prendiamo la Guardia Prussiana, la diventiamo divisione di cavalleria e la diamo a lui. Ci mancano un sacco di support equipment. Diamo un'altra divisione, un'altra fabbrica al support equipment e mettiamo le armi in fondo. Ok. Qua sopra sono già al 5, qua sotto sono appena al 4, quindi diamo priorità a queste sotto. Andiamo di Industrial Concern intanto? Beh, io direi di sì, perché poi l'entrenchment e il cavalry lo possiamo dare anche dopo, così magari velocizziamo un po' le ricerche dell'industria. Quanto siamo? 270. Potremmo già iniziare la ricerca dell'Advanced Machine Tools. Sudeten Mountaineers, Poznan Forts, Hell Fortified Area. Teniamo in sospeso ancora Complete Plan West. Facciamo Mobilization Plan. Ah, ci serve National Defense Fund. Eccolo qua. Anche i montanari li trasformiamo in divisione di cavalleria. E li diamo a lui. Ok. E siamo tutti completamente allenati. Qua diamo un po' di difesa. Facciamo defense. Qua intanto cavalry. Abbiamo quasi 1.000.000, abbiamo 705.000 persone in banca. Quasi 1.000.000.
ci mancano i giorni e non ho niente da fare. Ah no, devo gestire ancora qua i forti. Qua. Bene. Ancora uno. Ok. E possiamo ricontinuare da qua. Computing machine fatto. Sì, andiamo di Advanced Machine Tools. Ok, allora. Questo ci dà Consumer Goods Factories Factor meno 35% per 720 giorni, per 2 anni. Mentre questo ci dà Gain 13 National Defense Independent Reserve Brigades of 3 Infantry Battalions in Western Poland. Questo invece ci dà proprio divisioni. Forse preferisco le divisioni. Prendiamo quelle. Ok, e Mobilization Plan W. Ora 13 divisione, facciamole diventare brigata cavalleria. Ok, 4 di voi va lì. Voi formate un'altra armata e vi do a lui. Ok, niente male, quanti abbiamo? 81 divisioni. E se vi trasformo tutti in divisione? Eh no, ci manca l'equipaggiamento. Siamo 85% però, non siamo messi male. The Ends, grazie. Facciamo Army Focus e facciamo The Means. Qua l'artiglieria si è potenziata. Ok. Facciamo una cosa. Diamogli l'industria. Bravo. Anche a te. Diamo l'industria. Bravo. Così in caso ne prendete già i bonus. Fortini, come siamo messi? Ok, 5 Mobilization Plan W. Qua Recruitable Population, War Support, Damage to Garrison, Wartime Industry. No, facciamo New Military Academy. Expand. No, prendiamo questo. Ci dà Infantry Equipment. No, prendiamo questo. 35 giorni ci dà anche una Military Factory. Quindi famolo subito. Qua avremo i punti per prendere Army Logistics. Lo facciamo? Siamo nel 30, nel 38. No, teniamoli e prendiamo Entrenchment come prossimo. Anschluss dell'Austria. Ah vabbè, ma devono fare ancora la Cecoslovacchia, quindi se ho tempo. Vabbè, prendiamolo comunque, tanto abbiamo appena sbloccato i punti, quindi chi se ne frega. Perfetto. Ora no, questi teniamoli, li facciamo più avanti. Beyond the Proletariat. Sì, mi piace. Qua abbiamo i punti per la dottrina, la facciamo. Tengo sempre Grand Battle Plan perché ne ho già uno sbloccato, non mi importa, tengo questo. Tanto dobbiamo solo resistere ai tedeschi, niente di più.
dobbiamo rimanere qua perché loro continueranno ad attaccare e noi faremo un sacco di punti, un sacco di danno e quindi easy peasy lemon squeezy. Il 93% di bene e meglio, ogni volta che controllo siamo sempre messi meglio. Il support equipment non è messo tanto bene. Diamogli un altro po'. Ok. Perché le armi siamo quasi al completo, il support equipment che mi manca un sacco. The Kingdom of Albania asks for guarantee. Non mi interessa. Non so perché tu ce l'abbia chiesto. Cioè, perché tu l'abbia chiesto a me. Però vabbè. Abbiamo punti, prendiamo armi logistics. Non lo so. Attrition. Perché tanto non è che si sposteranno. Mando, Resistance Organization. Reinforce rate e planning speed. Ma il reinforce rate magari mi serve. Teniamo logistics comunque. Perché non ho tutto questo gran deposito di armi. E perderle per la logistica non mi piace. Ok. Allora, facciamo propaganda corps. Con i forti come siamo. Ok, andiamo anche qua al 6. Mi ha migliorato l'infrastruttura, ma non so per quale motivo. Non so che focus ho fatto che mi ha migliorato l'infrastruttura, non mi ricordo. Vabbè. Fire safety, no, non mi interessa per adesso. Qua sono tutti a 150, questo è 175. Max entrenchment, mi piace. Mi piace, mi piace. Lo metto subito. Dove sta? Max planning. Max Entrenchment 16. Grandissimo. Propaganda Corps. Universalism. No, facciamo Confederazione Narodu. Che ci dà dei bonus contro la Germania. Allora, è trincerata e abbiamo il 43% di bonus di difesa. Easy peasy. The means e army focus abbiamo fatto. Allora, breakthrough, supply consumption, division attrition. No, mi serve la difesa. Facciamo defense e max entrenchment. Qua andiamo Dispersed Industry 3. Excavation. No, facciamo construction.
Nessuno che vende support equipment. Peccato. L'avrei acquistato. Questo riceve speed, world support, justify world gold time. Ok. Stability. Ok, potrebbe interessarmi. Prendiamo research speed però. E qua abbiamo Uderzinoe battaglioni Cadrove. Ci dà sempre dei bonus contro la Germania. Lo prendo. 50 giorni, prendiamolo. Ok, si sono presi i sudeti. Noi siamo al 97% di equipaggiamento. Abbiamo tutto tranne il support equipment, che ce ne manca. Siamo tipo. Ne abbiamo la metà. No, meno della metà ancora. Small arms del 39. Ma facciamo un support del 48 ormai. Cioè del 48, del 40. E qua sostituiamo, ma mettiamo questo. Ok. Per la dottrina ci mancano i punti. Ok, fatto anche questo. Ok, lì non ci serve, qua non ci serve. E complete plan west. E facciamo 7 7 7 7 7 7 7 e anche questi. New Military Academy, dai. Questi c'è dalle Small Arms. No, chi se ne frega. Qua non mi interessa. Ok. E mettiamo anche questo. Gennaio del 39. Ah no, giusto, giusto. Era iniziata tipo a settembre, se non sia a settembre. Facciamo full power cartridges. Sei uno quattro, sei sei sei. No, questa è quella che. No, mi prende. Questa è quella migliore. Ma sì, prendiamo questa, divisa mi dici. Construction 3. Cosa ricerchiamo? Consumer Factories. Production Efficiency Growth. Sì, facciamo un sacrificio. Qua i punti. Ci becchiamo un po' di stability. Ok, siamo ancora in negativo con il support equipment.
Potrei togliere il recon. Abbassa la difesa, però. No, teniamo. New Military Academy. Central Defense of Poland, ma che scemo, non potevo fare questo, mi sono dimenticato. Cioè, non ci avevo pensato di controllare anche lì. Prepare Defense. Ed è finito il tempo per questa puntata. Qua le solite decisioni. Ok, Armored Infantry, grazie. Quello è troppo avanti. Supply consumption, division attrition, research speed, breakthrough. No, questi magari per adesso non mi interessano. L'artiglieria. Rifacciamo l'artiglieria. La Cecoslovacchia. Adesso tocca a noi. Purtroppo adesso toccherà a noi. Loro sono ancora lì. Officers, Tenacious Defense. Mi mancano i punti. Mi mancano i punti. Mi mancano i punti. Va bene, come non detto. Wow, miglioriamo la produzione. Si sono presi Memel. Abbiamo avuto allora un po' di tempo in più. Ora tocca a noi per forza. Per forza, direi. Abbiamo i punti, possiamo fare qualcosa qua. Allora, command power, stability factory output. Land for construction speed, coastal for construction speed, recruitable population. Ok. Sì, per adesso mettiamo the greater good. Ok, central defense. No. Cosa possiamo fare? La standardizzazione? All research speed. No, facciamo student movement che ci dà research speed più 5%. Ok, intanto con i forti come siamo? Va bene. Ok. Pian piano si stanno costruendo. Ok, allora, io direi per questo episodio è tutto. Nel prossimo andiamo in guerra contro la Germania, per forza, perché hanno già dispiegato tutte le truppe sul confine, stanno facendo il focus, è palese. E niente, noi ci vediamo alla prossima. Vi chiedo di lasciare un mi piace se non l'avete ancora lasciato, di commentare con qualcosa di simpatico per aiutare l'algoritmo. Noi ci vediamo alla prossima e bella!